Ciao a tutti ragazzi, questo è il best of ufficiale della run veterana di Sabaku e Sidonia su Dark Souls. Mi raccomando... Ancora questo Dark Souls? Ma non vi siete rotti le palle? Eh? Di combattere sempre gli stessi boss con le stesse armi, con le stesse armature, con gli stessi percorsi? Allora, idioti! Lothric, non c'è bisogno di fare in questo modo, l'importante è rimanere tutti insieme in una bellissima Jolly Cooperation! Ora hai proprio rotto i coglioni con questa Jolly Cooperation del cazzo! Ti ammazzo la guardiana! Buona visione! La forbice sacra colpirà e male farà. Oh, Perry, eh? Ci piace. La forbice della lava del deserto. Grazie, ha funzionato, maestro. Lei l'ha attirato. E lui ha provato dei luri di Perry. Facciamo la danza del deserto, maestro. Sì, tocchiamoci prepuzzi in questo momento, in segno di gloria e intimità. Ok, molto bene. Oscure e nel freddo della notte riscalderà la tua anima. Demoni senza età, pronti ad attaccare, ma una coppia di guerrieri è qui e rischiarerà l'oscurità. Due amici che dalle rovine di Lordran combattono per la libertà. Attack and roll again, con un doppio Perry fino ad Anor Londo, un'anima oscura sarai. Sì, si gode, si gode. Buonasera a tutti amici video spettatori e benvenuti alla Squad Stream Blind Run, il nome più lungo del mondo di Dark Souls. Siamo in Squad Stream e non solo, qualcosa che vedrete in maniera molto figa durante questa run saranno i nostri rispettivi schermi su ciascuno dei nostri, nel senso che io avrò lo schermo in alto a destra di Francesco Saidonia e lui invece avrà il mio, Michele Sabaku. Assolutamente, abbiamo una versione per ciascuno streaming del gameplay, da una parte l'allievo e dall'altra il maestro. Hail to the king, baby. Prodigheremo in una cop run nella quale Sabaku mi ha spiegato che innanzitutto fungerà da Virgilio, sì. Ma un Virgilio contenuto che modererà i suoi poteri come Rock Lee si inserisce i pesi sulle gambe per evitare di utilizzare il 100% delle sue forze, così farà Sabaku in attesa di magari un momento secondario, ma non dico altro, nel quale anche il Sabaku potrebbe togliere i pesi dai piedi. Io sarò assolutamente una sorta, sì, proprio di Virgilio, ma non di Bignami. No, io quindi sarà una cosa molto bella, perché esatto. Ragazzi, questa è una cosa che Francesco ancora non sa. No. Lordran, la mappa, l'open world, l'open map, le open map di Dark Souls sono interconnesse, non sono i quadri di Demon's Souls. Okay. Quindi io non gli dirò mai dove andare, se è giusto o sbagliato. Gli darò qualche sensazione, quindi e lo andrò a finire, accompagnare nella tua scelta. Potrei finire in luoghi sbagliati? Senti la mia risata, ragazzo. Oh no! Sarà una serata bellissima. Innanzitutto dobbiamo scegliere un nome. Ce l'ho. Ragazzi, oh, ce l'hai. Ce l'ho. Chiameremo il nostro personaggio Firenzo, perché si sarebbe dovuto chiamare okay. Fiorenzo, ma hanno sbagliato. Questa cosa... Però c'è...
Questa cosa è comunque lore wise piuttosto interessante, perché c'è Fire nel nome. Bravissimo. Ma non si può nascondere nulla a Michele del Deserto. Ma non mi anticipare nelle cose che voglio dire. Esatto, è quello che avrei voluto dire. Quindi fammi un countdown, mandalin, ma fai accetta e let's go. Ragazzi, let's go. Allora, 3, 2, 1, via. Ho usato let's la chiave go. Dei sotterranei. Io non ho altro equipaggiamento, ragazzi, ma non avevo uno scudo e una spada, quindi abbandonerò ancora. Questo mondo allora, forse. Posso picchiare lui? Sì, posso picchiarlo, ragazzi, e lo fa, Fiorenzo lo fa. Torno indietro qua, balza indietro l'otola, qui c'è un'altra porta ancora. Allora, abituati, io mi perdo. No, ok. Tranquillo, ma Dark Souls è normale, tra l'altro. Vabbè, ma io anche nei giochi dove non ci si perde. Leggi messaggio. Parete illusoria avanti, qui? Niente. Ah, sta mentendo? Sì. Bugiardo avanti! È una mentira! Benvenuto a Dark Souls, comunque. Intanto uccidi quello lì, esatto. Vediamo se appare il mio bel segno sul ponticello di legno. Let's go. Pog. Eccolo! Eccolo! Funziona. Maestro! Funziona. Maestro, lei è così nudo! È così peloso! Sì. Esatto! Oh mio Dio! Sabaku! Vai su, chiamami, stupido gioco. Perché è sparito il mio segno? Perché sta... No! Per ora non sto ricevendo nessun avviso, perché odio Dark Souls. No! Dai, su! Eccolo di nuovo! Tocca il segno di evocazione. Ok, voglio evocare. Evocazione del fantasma. Evocazione del fantasma. Io qua non... Che c'è che non va? Cosa c'è che non gli funziona? Allora, proviamo a togliere la password. Sì, tolta. Allora, vediamo un po', sono nell'angolo. Quello sono io, esatto. Dov'è che sei? Ah, eccoti. Destra. Sono stato convocato! Quindi la globalanza? Oh mio Dio, il pelo! No, mi ha detto fallita! Ma mi ha detto fallita. Ah. E allora mi ha evocato qualcun altro. Ma com'è possibile, bro, che ti abbia evocato qualcun altro e non io? È sicuramente per il Nat. C'è qualche trollino che mi ha chiamato, dandoci la speranza di un mondo che non è quello giusto. Amo. Ah no, non è un troll, perché non è una password. È semplicemente un altro giocatore, poverino. Oddio, gli avrò spezzato il cuore. No, e tu l'hai tradito. Non importa, è andata. Adesso allora. La prego, io la invoco. La sua esperienza deve pervadere il mio mondo. Mi invada! Io mi inchino davanti alla sua esperienza e svolgo il sacro tibeggico rituale. Lo svolga anche lei, maestro. Mi mostri di essere potente. Andiamo piano. Certo. Maestro, stia attento. Lo so che lei è più esperto di me, ma io la devo proteggere a tutti i costi. Vai così, Firenzo. D'altronde io sono completamente nudo, praticamente. È nudo. Senti il rumore dei passi. Ci sono dei gabbiani, quindi c'è della fauna animale in questo posto. Sono animali morti nel mondo dei vivi? Dei gabbiani. Ho sentito degli uccelli. Sì, no, il background. Oh no! Ci hanno invaso, maestro, ci hanno invaso. Vieni qua a sinistra. Ma certo. Oh, ci ha aperto lo shortcut. Beh, grazie. Ci ha aperto lo shortcut. Lo lasci a me. Questo ha una spada molto pericolosa, è un bastardo invasore. Pusillanime! Lei è un pusillanime. Questo ha molti HP, molti più di quelli che dovrebbe. Io ho del fuoco. Ah! Ah, mi fa backstab adesso, ok. Vai, insisti. No! Ah, si è bevuto la pozza. Sì. Vediamo se riusciamo a fargli un backstab, sta cosa è troppo importante. Resisti. Non è un problema. Maestro, posso bere. Ah, giusto, no! Ah! No! Arma una mano. Sì, mi sono incastrato nel mio errore. Vediamo se riesco. No, sono spacciato. No. Uccidere. No! Lagstab! Non ti preoccupare, combatti per la tua vita, non dovrebbe curarsi. Non ti preoccupi. Resisti. Prova a utilizzare il fuoco.
Ma attento che ora lo farà anche lui contro di te. Guarda che pezzo di merda. No! No! Non conosco questa mossa! Che stronzo! Oh oh, maestro, stia indietro. È un porco d'acciaio. Non vogliono farci passare. Magari mi darai del cacasotto, ma non abbiamo modo di affrontare qualcosa che è fatto d'acciaio. L'acciaio si scioglie con il fuoco, ma noi non abbiamo fuoco a disposizione. No. Oh, ci sono delle scale qui. Teschio esca. Attira determinati tipi di nemici, un teschio con alcune anime residue. Prova a pensare nei confronti dell'environment che ti circonda. Ma certo, forse posso attrarlo dove c'è il fuoco e sciogliere. Mm. In teoria. Why not? Ehi, ehi, ehi. No! No, no, no! Oh no, prima me, prima me, prima me, prima me. Oh, dove cazzo sono? Oh sì sì, non so dove cazzo sono finito, ma bella. Oh cazzo, okay. Vai, vai, guerriero. Grande. Ah, ok, occhio al roll. Che ti cambia anche il movimento a velocità. Oh, interessante strategia. Coraggiosa e giusta in realtà, ma anche molto rischiosa. Telecamera di gioco, non abbandonarmi adesso, ho bisogno di un triplo Kaioken. Sì, bruciati, bastardo. Sì, succhiaci il palle, coglione. Oh, che cosa è quello? Avanziamo piano piano. Ah, non abbiamo preso il backstab, ma abbiamo preso la upper hand. E adesso affrontiamolo onorevolmente, ci ha scoperti. Guardalo. Aggressivo. Tacco che mi ha insegnato il maestro, dall'alto. Grande! Oh, preso. Grande! Stocco. Droppato. Droppa 100%, immagino. Assolutamente no, non male. Ragazzi, Firenze è baciato dalla fortuna. Sì, sì, non hai idea. Non hai idea. Mirai, aspettaci. Mirai, aspettaci. Dai, Mirai vuole lottare. Aspetta, lotta con me piuttosto, tu agisci. Ah, ok. Ponte, ma non è ancora girato. Non è il momento per me di andare qui, devo andare prima per la porta bianca. Sabaku, sei morto? Sì, ma non devo parlarti di questo tipo di esperienza. Spaccalo, spaccalo, sì! Ok, credo si sia buttato. Allora... Oh mio Dio! Non me lo aspettavo. Prima i cani, prima Yad. Io dico una parete. Ma sono vivo! Oh, beh, puoi sempre provare a fare un bel roll verso quello. No, perché sto continuando a cadere! Porca miseria, let's go! Perché ho premuto indietro? Vabbè, sono vivo, ragazzi. Non vedo questo qua. Il tuo tentativo è perfetto. Vaffanculo! Cosa? Cosa? Attenzione. Bene. Cosa? Tutto ok. Tutto bene. È il cosa? Grande vuoto. Ragazzi, finita la mia partita? Finita la blind run? Quelli li hai a portata, in effetti. Sì. E è vero. E peraltro, scusami se mi continuo a triggerare sulla camminata pacifica. Aspetta, vai sul ponte a combattere, guerriero. Anzi, no. Ascolta. Francesco, dimmi. sali le scale. Ok, okay. Qui? Sali, dove sto andando? Sali le scale a destra, esatto. Ah, queste scale, certo. Sì. Tu lo vuoi attirare e io gli cado addosso? No. Eh? No. Certo! Ah. Con te sopra! No! No, 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 no! No! Soler? Soler. Evochiamolo, maestro. Aspetta, che c'è!
È arrivato! Mena, come se non ci fosse un domani! Mena, Mena, Mena! Un invasore! Team Kakashi! Attacchiamo e scopiamo questo tizio! Team Kakashi! Ti dico soltanto, Francesco, che si chiamava Vincenzo, l'antagonista di Firenzo. Ok, perfetto. Ok. Soler, non fare body block, per favore. Ragazzi. Wow. Sei non... Ah, guarda dove sei finito. Tu non hai idea delle odds di trovarti in questo posto, in questo modo, a questo livello, senza sapere cosa stai facendo. Sopravvivendo a quella stanza perché non hai aggrato un cazzo. No, è fantastico. È fantastico. Ok, in realtà c'è qualcosa qui. Ho preso la ombra per guardarlo. Okay. Prendi l'oggetto, prendi l'oggetto, prendi l'oggetto! No! L'ho preso. Scappa, scappa! Scappa come se non fosse un domani! Guarda che non riescono a venire qui. Si può giocare in... Non ci si può più giocare intorno! No! Così? Vabbè, hai trovato una cosa incredibile, ma eri così... Eri... Ah, sapessi tutto, veri! Osservare le trappole, eh? Cosa? Oh mio Dio, è Fall Guys quello. Guarda un po' dove diavolo ti sei infilato per dover arrivare da Norlondo. Ok. Sono spellcaster, avevo ragione. Sì, però mi fanno... Mi piercano la madonna qui. Aia. Nessun problema. Non male. Affrontiamo questo tizio. Affanculo. Lo sapevo io. Ho tirato. Ah! Io sono morto perché ho tirato un pugno correndo. Francesco. Stavo correndo col controller. Mi si è premuto L1. E al posto di. Avendo sei caduto. Avendo il catalizzatore, ha tirato un pugno. E si è fermato il PG. Eppure la fortezza di Sen potrebbe avere dei posti nascosti. No, eh. Ragazzi, eccoci. Ecco, qui c'è il segreto. No, scusate, era di qua. No, niente. No. Dai. Questo. Forse questo. Forse questo. No, questo è troppo grosso. Possiamo prenderci questo oggetto. Oh, che cazzo. Dio Cristo, che cazzo di invenzioni di merda. Si è super incantato. Aspettate un attimo, fatemi parlare prima. Esatto, io lo tardi. Cosa? Ah, non riesce a correre abbastanza velocemente, poverino. E sono successe cose molto strane. Quindi torno da te e mi faccio evocare. Allora, aspetta. Ok, si dovrebbe fare in tempo facendo così. Dai. Sì, andiamo di qua. No, non mi faccio buggerare dalla nebbia, non ora. Ehi. Nice. Franco? No, fammi entrare. Ok, easy. No, che cazzo? Oh, guardalo! Cazzo! Sono vivo. E comunque oh, ma che cazzo! Ah, il fatto che ti abbiano ucciso le sfere, che il ho paura. Tizio. In realtà mi sto un po' fottendo da solo, perché adesso come torno indietro? Adesso stringi il culo forte. Ok. Ok, bella. Sono vivo. Sto facendo, maestro. Oh, dito, corri, dito. Ok, sono vivo, maestro, sono vivo. Sono ancora vivo. No! Sono vivo. Ma stai fermo! No, maestro, non mi body blocchi! No! Non mi hai bloccati a vicenda, maledetto. Sei libero. Sì, aspetta. Ok. Oh no, come sono libero? No, credo.
ho appena visto una cosa che... No, il maestro! No, credimi! No, oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh, cosa sto guardando? La leva si muove da sola, cioè... ma... cioè, stai ferma! Ma che cosa... Maestro, mi non vuole per caso credo. Uccidere? Non ci credo! Non di nuovo, maestro! Non di nuovo! Non di nuovo! Girala tu, per favore, per l'amor di Dio! Ok... è andato! E ha colpito Gianni e ha anche rotto il muro, ma non l'ha ucciso. Oh, Gianni se ne è sbattuto. Oh, guarda, sono un coglione, sono! No, no, siamo due coglioni. Aspetta, aspetta, facciamo... Aspetta, mettiamoci in posa e facciamo uno screen per Bandai, aspetta. Oh, bravo, sì, mi piace. Così noi partecipano. Tre, così, esatto. Aspetta. Tarkas, non fare il merda. Tarkas, cammina. Perfetto, aspetta, aspetta. Ci stai invadendo okay. Qualcuno? Non importa. Nero. Tarkas! Non ci ammazzare Tarkas, eh! Ha un pro... No. Tarkas, stai tranquillo, è con noi. Ok, Tarkas si è spento, va bene. Ok, mettiamoci in posto, facciamo la foto. Tarkas, stai buono! Tarkas, stai buono. Tarkas, stai calmino. E la rolla. Ok, bene. Finalmente si dava pace. No, è comunque l'oro. Va bene, dai, quindi 3. 3, 2, 2 1... Che cazzo è quella roba? Quella l'anello roba. Della luce? L'anello della luce? Oh no, 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 non farti prendere, non farti prendere, Firenzo, no! Firenzo, Firenzo! Mi hanno portato ad Orlando direttamente. Eccoci. Questo è il finale. Questa è Anor'Londo. Ma è gigantesca. Ed è luminosa. Vicina al sole. Praticamente appena si è vista Anor'Londo mi ha fatto re del Maseo. Sei ad Anor'Londo. Ah! Ah, porca troia. E adesso vai. Tira. No! No! Ah! 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 Maestro, lo carichiamo? Lo vuoi caricare? Ima Kokode! Ima Kokode? Yarundana? La forbice del deserto. Questa è la nostra... No! No! Maestro! Maestro, è caduto da solo? Sì, da solo. Completamente da solo. La forbice del deserto non ha funzionato. Ok, fatto. Ti ho aperto lo shortcutino. Arrivo, maestro. Si ricordi che io sono armato solo di pugno in questo momento. Lo so, ma sei al sicuro, diciamo. Usa pure l'anello, l'osso del ritorno. Ok. Ho esplorato tutto qui, sì? Sì, sì, sì. Aspetta, no, qui però c'è un oggetto, maestro. E sono molto... Oh no. Oh, no. No, no, ora l'osso del ritorno, non preoccuparti, poi questo lo recuperiamo. Oh, oh, no, 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 no. Maestro, maestro. No, sono andato via nel momento sbagliato. No, non si preoccupi, maestro, non si preoccupi. Si fa, si fa. Scappa, levati da... Non si preoccupi, maestro. Questa è una battaglia che devo vincere. Ah! No, non l'ha preso. No, lei finita. No. Se ne vada. No, aspetti, maestro. Non può finire così. L'equipaggio non parla. No, 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 no. No, no. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Aspetti, aspetti, ho un'idea. No, i calci non fanno danno. No, ma lui va di sotto. Non puoi spingerlo. Sì che posso. Vuoi sfruttare su moveset? Oh, oh, continua così! Continua così, mi ritrigere ancora! Dai! No, bravo! Così! Dai, ci sei! Sei l'intelligenza di Dio! L'intelligenza di Dio! Ok. Ora,
userò l'osso del ritorno. Non scenderai queste scale, non disonorare in nome dell'esplorazione un bivio che prima hai ignorato. È giusto, hai ragione, ero troppo preso. Sì, 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 ha ragione, ero troppo preso. Volevi subito andare alla ricerca degli oggetti, ma c'è questa scala, c'è questa radice che invece... Ma me lo sono anche detto prima e poi però mi sono perso in questo spezzettio. Sono qua per questo. La ringrazio, maestro, lei è troppo buono, lei è troppo buono. Aspetta, fermo. Aspetta. Allora. Maestro. Ma che cazzo? No. Sidonia, non ucciderle. Ok. Scappa. Ma c'è tutto veleno, merda. Aspetta. Facciamo una cosa, io utilizzo... Ascoltami. Sì. È troppo... In blind non ti posso guidare così tanto. Userò il segno. Tu scappa con un osso del ritorno. Raccogli i drop se vuoi. Dove sono finito? Perché non devo ucciderli, maestro? È un po' complicato. La cosa più interessante... La cosa più logica che tu possa fare adesso... Osso. È fuggire. Aspetti, oppure maestro. Oppure esplorare... Posso buttarmi? No! No, ok. Morirai! Ok. Ascoltami. Va bene. No. Fermo, non farli cadere, non farli morire. No, osso del ritorno. No. Vado. Esci. Non morite. No, ragazzi, no. No, osso del ritorno. Vado! Ce l'ho! Perché non lo sta usando? Perché non lo sta usando? Ti prego, No, è morto! E anche tu sei morto! Oh mio Dio, è un disastro! Ascolta. Cos'è successo? La gente non sapeva che ti avrei fatto morire alla culla del caos. Allora. Ah, è lui! Oh, il mio terribile assassino che mi distrusse più volte. Ah, vuole combattere, ma io non sono pronto. Vabbè. Sono pronto. Non darmi le spalle. Siamo davanti a un... Muoio qua, ragazzi. Fammi quello che vuoi. Siamo al decimo? Siamo al decimo try. Che fish! Entrambi siamo stati... Queste però sì. Cos'è? Ti ho tolto il tuo potere? Spalle al muro? Non puoi combattere, forse? Ah! Può combattere benissimo. Fammi la manatina timida. Perché non mi fai la manatina timida? Eccola. Però me l'ha sorpresa in faccia, mannaggia al cazzo. Mannaggia al caos. Ok, possiamo provare adesso? No. Vabbè. Ti faccio una domanda. Come hai osato? Fare cosa? Cioè, tu vuoi venire qui a spegnere la fiamma? Sì, cioè, ti sei fatto corrompere da Kath e stai impedendo all'era del fuoco di proseguire e di dare luce all'umanità, a quello che ci ha permesso di sviluppare la vita, la popolazione, la civiltà e la conoscenza? Dopo essere stato a Ulla, sì, l'avrei visto cosa faccia l'umanità agli esseri umani? Cioè, tu veramente, sporco traditore,
Maestro, che non fai altro dopo aver discusso così tanto di quello che dovrebbe essere la volontà dell'uomo? Sei qui e vuoi porre fine all'era del fuoco? Maestro, non è vero, non abbiamo mai visto l'era dell'umanità. Dobbiamo lasciare che accada per poterla giudicare. Lei non può farlo adesso. È Gwyn che ha deciso cosa sia il giusto qui. Si è sacrificato. Non era un avido, era un eroe. Ha dedicato la sua stessa esistenza alla luce del mondo e ha vincolato la fiamma non suo figlio, non sua figlia, lui, non i suoi cavalieri. Lui è venuto qui alla fornace e ha abbandonato tutto se stesso solo per la luce del mondo. Maestro, il suo sacrificio non è rilevante. È quello che ci ha insegnato questa storia, che non importa quanto si paga. Questo mondo è finito. Non è pagando un prezzo maggiore che riusciremo a salvarlo. Mi dispiace. Lei mi ha insegnato tanto, ma come tanti è spaventato del futuro. Io sono il futuro, maestro. Tu farai implodere il futuro. Ed è questo il mio piano. Non me lo faccia fare. Vincola il fuoco. Non lo farò. Mi dispiace. Adesso, come tutti, stia a guardare. Lo sto facendo anche per lei. Ricordo il maestro con ogni perri. Come mi ha insegnato a buttare giù la gente solo cambiando la telecamera. Ricordo che mi diceva di esplorare ed è per questo che trovo questo lusso. Il maestro non ha capito che in realtà sono proprio i suoi insegnamenti ad avermi portato a comprendere quanto questo mondo pulsasse di marcio e fine. E adesso, senza poterlo chiedere a nessuno, purtroppo, leggerò questa armatura. Non vincoleremo la fiamma. Vedremo ciò che c'è dopo l'era del fuoco. Sperando che sia un'epoca gentile, più gentile, con me e con noi. Qui è tutto finito.
Qui è tutto finito, ma c'è ancora qualcuno che dobbiamo incontrare. Sto ridendo sinceramente. Che ufficiale. No, ah sì, vuoi lottare, coglione, vuoi lottare? Vieni, vieni, lottiamo. Lottiamo. Lotta, lotta, fatti avanti. Fatti avanti. Fatti avanti. Fatti avanti, ti devi fare. Avanti, ti devi fare. Vieni qua, vieni, vieni. Dai, dai. Dai, dai. Dai col tuo mulettino. Cosa cazzo fai? Cosa cazzo fai? Cos'è? 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 Ti sei curato? Meglio, così dura di più. Andiamo. Bevo anch'io. Facciamola durare di più. Questi ultimi momenti di... Oh, questo era un Perry. Oh, oh, scusa. Curati, bastardo. Curati. Curati, bastardo. E via. Ora posso considerarti davvero mio discepolo.